Vedrai com'è bello. Volo Libero presenta Parole senza musica. Interviste originali realizzate nel 1976 e presentate da Claudio Bernieri. Tutta luce e libertà. Nel momento di andare in stampa con la riedizione del mio libro Non sparate sul cantautore, ho ritrovato per caso le cassette originali che avevo usato per registrare le interviste. La qualità è purtroppo di una registrazione degli anni 70, con in più l'aggravante che il registratore veniva tenuto lontano per mettere a proprio agio l'intervistato. Ma il contenuto è talmente interessante dal punto di vista storico che abbiamo deciso di renderlo pubblico. Avevo scritto un articolo sull'Unità chiedendomi quanto guadagnasse De Gregori. Quanto moralismo. Quando uno come Bennato, per esempio, vende 400.000 dischi, 500.000 dischi, vuol dire che parla, direttamente o indirettamente, con qualcosa tipo 20 milioni di persone, 10 milioni di persone, perché lo sentono per radio, i dischi che si scambiano, non è un fenomeno su cui si possa ironizzare, capito? Anche le canzonette che faccio io, che fanno gli altri, siano fatti di costume importanti, che la gente le sente e ha... Nell'età giovanile soprattutto, bene o male, si fa condizionare da certi messaggi che stanno dentro le canzoni, quindi bisogna parlarne con serietà, non si può snobbare, invece l'Unità le snobba queste cose. Ma poche sere prima gli autonomi contestavano un cantante alternativo, Gianfranco Manfredi. Il suo discografico, Nani Ricordi, era sulla porta della sala del concerto e cercava di fermare gli autoriduttori. Allora sei arrivato qui dicendo Radio Popolare è nel sbagliato, noi siamo sbagliati, sono solo nel giusto io del Formentini, che però non è che dico venite, no, ma dico venite nel Formentini, d'accordo, ma noi vogliamo venire qui, farvi perdere i soldi, perché così finalmente anche Manfredi smetterà di cantare e così avremo soltanto Baglioni. Perché questo poi è il risultato. No, infatti è chiaro, voi sapete tutto. Ditemi un po', dico, calcolate 200 posti, fate 500 lire per 200 posti, di cui un terzo va alla SIAE, calcolate la gente che qui lavora perché ha bisogno di tenere in piedi questa piccola struttura, calcolate l'elettricista, cosa costa affittare per sera un impianto luce, un impianto fonico, credo ne sapete qualche cosa, e vedete cosa si perde per sera. Il che vuol dire che reggi tre sere e poi finalmente avremo solo Focciante e Baglioni, benissimo. Altri cantanti alternativi come Eugenio Finardi passavano invece indenni dalla contestazione. Quando all'inizio, diciamo, sia nel 68, tutte le cose nuove, negli anni 60, tutte le cose nuove che uscivano, c'era in effetti a un certo punto, si era sicuri che queste, che si sarebbe riusciti, che a un certo punto ci sarebbe stato il modo di cambiare la situazione. In effetti adesso ci si rende conto che il sistema economico, come è stato portato avanti dal dopoguerra, non lascia più spazio, per esempio, non è vero che il mondo dei giovani, capisci? Negli anni 60 è stata venduta questa illusione, capito? È una crisi che va dal PSI esatto. Agli autonomi a un bel momento, capisci? Crisi che però porta consapevolezza di situazioni, secondo me, maturità. Ivan Della Mea era invece il guru della canzone impegnata. Gli chiesi cosa ne pensasse dell'interesse dei cantautori verso la musica folk. Usare la canzone popolare e la musica popolare completamente sganciata da tutto il contesto che io prima ho chiamato la ricerca globale, cioè la cultura in senso lato, eccetera, eccetera, vuol dire poi nella prospettiva andare incontro, nonostante le buone volontà, le avvertenze rivoluzionarie, comunque andare incontro di fatto al processo di mercificazione, al processo di consumo che poi dagli anni 70 praticamente in poi si è di fatto verificato. Rino Gaetano invece se ne infischiava altamente delle eventuali contestazioni. Secondo te è un mestiere fare cantautore? Ma può anche esserlo, può anche diventarlo, senz'altro, ma secondo te è senz'altro un lavoro comunque, senz'altro sì. dal momento vedi che hai dei contratti da rispettare, hai della gente che lavora con te, queste cose qui, quindi hai degli obblighi verso delle persone, e da quel momento lì chiaramente diventa un lavoro che è un lavoro fortunato comunque, nel senso che corrisponde anche al hobby, perché proprio come dicevo prima, visto che nasce come hobby, chiaramente lo continua a restare anche dopo, anche se poi diventa anche un lavoro.
A Fabrizio De André chiesi proprio di parlarmi di Francesco De Gregori. Cioè lui è stato proprio contestato duramente nei vari, abbiamo fatto il processo. Quello che mi è stato raccontato da lui stesso è stata una cosa piuttosto drammatica, violenta, a livello fisico. Sì, 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 sì. Preso, sbattuto giù. Addirittura divisioni di incassi, quindi richieste di ulteriori percentuali da parte di un altro gruppo che altrimenti verrebbe a contestare quello che ti ha fatto fare il concerto. Sì, sì, esatto. Sono piccole formazioni mafiose, se per voi. Dall'altra parte della barricata dei cantautori impegnati c'era Franco Battiato, che iniziava proprio allora a ritirarsi in convento. Diciamo che per il tipo che sono io, in quegli anni, così avevo scoperto che il viaggio era una necessità per me, una specie di nutrimento totale, no? Viaggio legato a questo genere di ricerca e di esperienza, non certo per andare a vedere, come posso dire, l'esotico, insomma. Sì. No? Mi interessava l'esperienza religiosa di altre culture, eccetera, e quindi poi diventai un viaggiatore, insomma. Ah, ecco, ma da dove scaturiva questa esigenza di religiosa di altre culture? Cioè, qual era il meccanismo che è scattato allora? O si hanno o non si hanno, no? È una questione proprio di interesse verso una forma diversa di vita. E che cosa pensava l'industria discografica della canzone impegnata? Vittorio Salvetti, del Festival Bar, li snobbava. Questi sono tutti sbagliati, su un piano, su un punto di vista, è vero o no? Non ce n'è uno giusto di questo. Sono tutti falsi, tutti, sono tutti falsi. Ma perché sono falsi? Sono falsi se tu me ne parli dal punto di vista chiaramente musicale, discografico. Cioè questa è gente che o sa scrivere i testi o sa scrivere la musica. Quindi come musicisti non esistono. Sono dei... Ma forse Guccini, indipendentemente dalla copertina sul Grand Hotel, lo trovo il più coerente. Scrive delle cose e canta delle cose nell'osteria in un momento particolare. Gli altri sono falsi, sono finti, o da una parte o dall'altra. In ogni caso è gente che non può lasciare il segno, difatti poi... E che cosa ne pensavano gli altri cantautori? Lo chiesi a Gino Paoli. Io vado dove mi chiedono, giusto? Se mi chiedono un locale di bagagli, vado in un locale di bagagli, non c'è nessun problema. Sì. Ho affermato svariate volte che se mi chiamassero al partito fascista andrei al partito fascista. Arrivò il momento di incontrare Mogol e gli chiesi quale fosse il segreto del mestiere dell'autore di canzoni. Non ci riuscirei mai a inventare una cosa che fa successo, credo che sarei il più scarso di tutti, cioè non ci proverei nemmeno perché non sono capace, cioè io scrivo ovviamente quello che sento senza furbizia e senza pudori, e se poi questo rientra nel discorso di un uomo che vive, capisci, la sua vita come tanti altri e tanti si riconoscono in questo genere di problemi e per caso tu sei un... Per l'esperienza che hai vissuto nella tua vita, per l'analisi o l'autocritica che hai compiuto, magari mezzo passo più avanti, il tuo discorso può servire agli altri per quel mezzo passo, ammesso che ci sia. Non so se mi sono spiegato. E che finale si potrebbe scrivere per questo film sui cantautori? Tornai da Finardi. Sì, non che vedo tutto nero, però comunque non trovo più facili soluzioni, capisci? Non riesco più a pensare. I giovani sono diventati un mercato, però poi dopo in quasi tutti i posti del mondo non è stato fatto spazio, capisci? Per cui la disoccupazione è un fatto realistico. Cioè tra l'altro, vabbè, nel 2000 la quantità di giovani sarà, la percentuale di minori di 18 anni sarà, credo, il 48% della popolazione. Non ci sarà lavoro per tutta questa gente, non è stato aperto un posto nella vita a quelli che invece erano stati preparati a essere giovani consumatori negli anni 60 e che avevano trovato tutto un spazio. La delusione di tutto questo porta alle situazioni di assoluta violenza che abbiamo adesso. Inoltre quelli che adesso hanno 15 anni non ci credono più, capisci, al fatto che il mondo dei giovani, che tanto comunque, capisci, si riuscirà a cambiare.
anzi c'è la consapevolezza e la lucidità che spazi che ne no, capisci? Vedrai com'è bello lavorare con piacere in una fabbrica di sogno, tutta luce e libertà. E vedrai com'è bello. Avete ascoltato Parole senza musica. Interviste contenute nel libro Non sparate sul cantautore, di Claudio Bernieri, Volo Libero Edizioni. Tutta luce e libertà. La canzone Vedrai com'è bello, di Gualtiero Bertelli e Giovanna Marini, interpretata da Claudio Fucci, è tratta dal CD I Buoni Maestri.